Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un video particolare nel senso che vi porto a bordo con me di lei, la Chaparral 2E. Questa auto di cui io in questo momento ho il modello in scala 1.32 fra le mie mani che è disponibile in Forza Motorsport. Sì ragazzi, la potete acquistare con i crediti che avete vinto con le varie gare, potete utilizzare lei, la Chaparral 2E. Un'auto assurda, un'auto con delle innovazioni allucinanti. Sì, perché il suo progettista Jim Hall era sicuramente un visionario e aveva visto avanti. Sì, perché in quest'auto ragazzi c'era già una sorta di DRS. Parliamo del 1966, dove l'elettronica serviva solo per fare la scintilla delle candele e accendere i fari nelle gare notturne, ma per il resto l'elettronica non esisteva. Ma lui aveva inventato una sorta di DRS. Sì, perché quest'auto che montava un motore Chevrolet da 5300 centimetri cubici aveva questa innovazione, questo alettone molto alto che la resa sicuramente un suo punto di riconoscimento, ma questo alettone alto aveva appunto questa funzione di andare ad inclinarsi. Cosa succedeva? Che il pilota, non avendo la frizione, perché quest'auto montava un cambio automatico a tre marce, quindi il pedale della frizione era inutilizzato, cosa succedeva? Che il pilota andava a premere il pedale della frizione, quindi quando c'erano i rettilini si andava ad aprire l'ala e quindi molta più velocità. Poi ovviamente quando c'erano le curve l'ala saliva, tutto fatto meccanicamente dalla gamba del pilota, però era già una sorta di DRS. Quest'auto non è stata molto fortunata nelle vittorie, ha vinto solo una gara e l'ha vinta a Laguna Seca con Phil Hill, però sicuramente per quanto innovativa meritava sicuramente un qualche risultato in più. Però purtroppo poi questo sistema venne bandito, quindi non ha avuto neanche tanto tempo per ottenere più risultati, perché è considerato troppo pericoloso, quindi questi sistemi e queste tipologie di alettoni vennero poi banditi. Quindi un'auto che sicuramente è molto molto particolare, molto futuristica per tanti aspetti, ma che non ha portato a casa però i risultati che avrebbe forse meritato per l'innovazione che ci ha messo il suo ingegnere nel progettare questi sistemi. Una cosa che sicuramente è da considerare è che queste auto non utilizzavano ABS, non utilizzavano controlli di trazione ed erano veramente molto molto potenti, e tutto questo ragazzi comportava una difficoltà nella guida veramente allucinante. Infatti la gara che vi farò vedere oggi in Forza Motorsport, dove proveremo lei, la proveremo ovviamente senza nessun aiuto, senza ABS, senza controllo di trazione, tutte cose che normalmente si hanno al giorno d'oggi nelle varie categorie di auto da corsa. Chi più, chi meno, comunque viene utilizzata l'elettronica per gestire le frenate, per gestire le accelerazioni. Quindi sarà veramente complicato utilizzarla appunto senza questi aiuti, perché normalmente siamo abituati ad averli. Per fortuna c'è il cambio automatico già di serie, nel senso che lei lo utilizzava, quindi lo utilizzeremo anche noi, avremo un cambio automatico appunto a tre marce, perché lei aveva questa situazione, un cambio automatico a tre marce. Quindi detto tutto questo e avervi spiegato che macchina particolare è lei e di quanto sono rimasto contento di averla trovata in Forza Motorsport, non me l'aspettavo quando l'ho vista scorrendo i nomi dei vari case produttrici e ho visto Chaparral, ho detto no, non ci credo, e soprattutto la cosa bella che c'è proprio lei, perché la Chaparral ha fatto varie auto negli anni nelle varie categorie di corsa, ma questa sicuramente è quella che la rende più riconoscibile per quanto riguarda appunto la sua caratteristica e il suo aspetto estetico. Però adesso, detto tutto questo, saliamo a bordo di lei e facciamo questa gara di tre giri. E poi dopo la gara ragazzi guardatevi il replay, perché dal replay vedrete l'alettone che si inclina quando l'auto ovviamente fa i rettilinei, lo abbassa e poi quando arriva in staccata l'alettone si alza. Guardatelo per il replay della gara, perché è tanta tanta roba. Lo fa anche live mentre la sto utilizzando, però bisognerebbe utilizzarla dall'esterno per vedere l'alettone. Io dall'esterno non riesco troppo a guidare, già dall'interno non è che sia un fenomeno, ma dall'esterno anche peggio, più con queste auto veramente senza aiuti elettronici diventano ancora più complicate. Quindi guardate la gara e poi il replay, perché merita davvero tanto. Però detto tutto questo, adesso finalmente possiamo salire a bordo di lei, Chaparral 2E. Allora configuriamo l'evento, configurazione rapida, perché è una macchina ragazzi che è da provare.
se avete Forza Motorsport dovete provare questa auto, la Chaparral 2E. Allora vado a selezionarla, facciamo una gara su circuito, scegliamo Laguna Seca perché è l'unica pista in cui lei è riuscita a vincere almeno una gara. Poi scegliamo circuito completo, mezzogiorno, sereno, numero di giri 3, numero di avversari mettiamo 15 e siamo pronti a partire. Ragazzi, adesso andremo a regolare anche le impostazioni di guida, che non mi ricordo se sono già regolate o meno, nel senso che andremo a togliere tutti gli aiuti perché in quegli anni non c'era l'elettronica, quindi non useremo l'ABS e non useremo il controllo di trazione. Tutti questi aiuti che adesso si usano nei vari campionati, perché l'elettronica comunque o poco o tanto la si utilizza. Guardate qua che bella la mia numero 66, l'alettone pazzesco della Chaparral, che vi ricordo di guardare dopo la gara, di guardare il replay della gara dove si vede dall'esterno, perché si vedrà perché si vedrà l'alettone che si inclina quando fa i rettilinei, ed è fantastico. Come vi ho detto all'inizio video, una tecnologia veramente futuristica, anche se era tutto meccanico, ma era veramente innovativo. Per quello che riguarda la gara live non la vedrete perché io guido dall'interno, dall'esterno faccio fatica a guidare, ma nel replay, ragazzi, tanta roba, quindi gustatevi il replay dopo la gara perché merita tantissimo. Allora, andiamo nelle difficoltà e selezioniamo gli avversari, mettiamo 3, regole sport, salva. Qua metto avversari 3 perché di solito uso gli avversari a 5, ma con quest'auto senza controllo di trazione, senza niente, veramente è difficilissimo per noi che siamo abituati a guidare le macchine in tutt'altro modo. Poi impostazioni, assistenti alla guida, vediamo sterzata simulazione, accelerazione non assistita, controllo della trazione no, controllo della stabilità no, cambio automatico perché, come abbiamo detto, lei aveva un cambio automatico a 3 marce già in quegli anni, quindi cambio automatico lo lasciamo per simulare il più possibile quello che era quest'auto, e quindi ABS è disattivato, direi che tutto a posto, quindi possiamo dare il via alla gara. Ok, guardate, fantastica, spero di riuscire a fare almeno i 3 giri. Poi guardate che belle le altre auto sempre di quegli anni, anche quelle bellissime da provare. C'è mi sa la Lola che adesso questa da parte a me, o quella davanti, non quella che era la mia ovviamente, ma quella là arancione dovrebbe essere la Lola e non la McLaren. Sto già sudando perché, ragazzi, senza controllo di trazione, come si tocca un po' il gas qua, la macchina fa quello che vuole. Attenzione, no, non l'ho toccato, ve l'ho detto, ragazzi, è pazzesco come si tocca il gas, lei inizia a dar via di sederino, e poi comunque anche senza ABS si tende sempre ad arrivare con le ruote bloccate, quindi la macchina poi non sterza e si va lunghissimi. Farò il possibile, ma è bellissimo, guardate che roba che è vedere queste macchine che correvano negli anni 60-70, sono una cosa allucinante, una potenza pazzesca senza nessun aiuto. Vedete che anche la Lola qua davanti ha l'alettone alto, ma non si inclinava come quello della Chaparral, che aveva questo sistema di inclinazione a pedale, che appunto era una sorta di DRS già negli anni 60, ma che poi fu bandito perché è troppo pericoloso. All'esterno, ce l'ho fatta, sì, vai, ce l'ho fatta all'esterno, frena, ok, vai, usciamo dalla curva, passiamo l'alettone. Non la vedo. Ok, un giro ce l'abbiamo fatta a farlo, siamo in column. Perché veramente è difficilissimo guidare queste auto, è pazzesco quanto erano complicate. Tanta potenza, poca stabilità.
attenzione. Anche perché tre marce automatiche, ma viene su a cannone, eh. Pazzesco quanto viene su. Vai, vai che ce la faccio. Giù di ala, staccata, attenzione, speriamo che non mi tocca. Non mi ha toccato. Ecco il mio compagno di squadra lì davanti. Adesso lo andiamo a prendere se riusciamo. Il cavatappi, attenzione al cavatappi. Ecco qua, giù per il cavatappi adesso. Lo stiamo per raggiungere, forse sì. Sono andato un pelo largo. Adesso vediamo, riprendiamo il punto di corda e giù a tutto gas. E vai di gas. Guardate l'ala che si è inclinata, guardate l'ala di quello davanti a me che è il mio compagno di squadra, come si è inclinata l'ala, pazzesco, è pazzesco. Ma guardate il replay dopo, e mi raccomando, guardate il replay perché merita tantissimo, eh. Adesso cerco di sorpassare anche il mio compagno di squadra, ma mi è partito un attimo indietro. Attenzione, attenzione, perché siamo sempre sul filo del rasoio con queste macchine. Aiuto, sono andato lunghissimo. No, 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 ti prego, no! Porca, 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 porca. Niente, facciamo la retro e ripartiamo. Porca. E avevo capito, volevo andare a prenderlo, ma stavo usando un pochino troppo con l'acceleratore e infatti ho accelerato un po' troppo e mi è partito il posteriore. Siamo finiti in 11ª posizione, eravamo mi sembra sesti o quinti, non mi ricordo. Siamo finiti molto molto indietro. Adesso tentiamo un po' di rimontare qualche posizione, anche perché comunque il livello degli avversari, come avete visto, non l'ho messo altissimo, perché con queste macchine faccio tanta fatica e volevo creare un po' di lotta anche con gli altri, appunto per fare un replay bello da farvi vedere dopo. Quindi si vedrà anche il mio incidente dove mi è partito il posteriore. Stavo facendo una gara secondo me molto bella per la tipologia di macchina, e anche perché l'ho partito forse 10 minuti di partenza, se non mi ricordo. E peccato, peccato. Fa niente, fa niente. Vediamo cosa riusciamo a portare a casa. Un decimo merdosissimo posto, ma con l'errore che ho fatto è direi fin troppo. Ed eccola qua ragazzi, la Chaparral 2E. Bellissima. Sono finito a 5 secondi però... sono finito molto indietro, partivo già indietro ovviamente, ero decimo e quell'errore lì mi è costato davvero molto molto caro, ma mi sono divertito un casino perché si è sempre lì sul filo di lana. Sì, vedete che erano tutte Lola, quelle arancioni con l'alettone alto, poi c'è le Chaparral, c'è una Nissan e due McLaren, che però quelle erano più indietro di me perché infatti non le ho viste. Ma di Lola c'è anche la versione, quella con l'alettone alto che avete visto, e l'altra che è la versione, quella che assomigliava un po' alla Ford MK2. Quella lì magari la proviamo in un altro video, perché comunque mi piace portare questi video con queste macchine un po' retro, di cui ho anche il modellino che va a riprendere appunto questa tipologia di auto che andrò ad utilizzare. Adesso ragazzi mi raccomando, non chiudete il video, guardatevi il replay, perché il replay dall'esterno con le telecamere esterne, come se fosse appunto una gara che guardate in televisione, è veramente fantastico. E guardate l'alettone della mia Chaparral 2E. Guardate il video della Chaparral 2E. Mi raccomando ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su se il video vi è piaciuto, non andate via. E adesso ragazzi mi raccomando, gustatevi il replay come se fosse una gara che guardate in televisione normalmente, perché ovviamente saranno tutte telecamere dall'esterno.
e mi raccomando, guardate l'alettone. E se questo mio video vi è piaciuto, l'avete trovato interessante, utile, bello, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime e spoiler. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni, ma tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, tutorial o una novità. E adesso, ragazzi, buona visione con il replay di Laguna Seca con la mia Chaparral 2E. Andiamo!